Ciao a tutti! Oggi in questo video vi faccio vedere come ho realizzato uno snood, uno scaldacollo con una lana spessa, più o meno spessa, ecco, però molto molto morbida. E per questo, con questa lana ho utilizzato anche dei ferri circolari numero 6, però non vi preoccupate, potete lavorarlo anche con dei ferri tradizionali. Allora, questo snood, questo scaldacollo è semplicissimo, è semplicemente un semplice rettangolo e alla fine otterremo un bel scaldacollo. Quindi ragazzi, se non avete la lana spessa potete anche mettere una lana più sottile ma messa in due, ecco, e potete fare la stessa cosa. Quindi iniziamo a fare lo snood. Allora, andate a mettere su 35 maglie. Allora, come vedete, io metto sulle maglie in questo modo, però ognuna di voi mettete sulle maglie come avete l'abitudine di fare normalmente. Quindi andiamo a mettere su 35 maglie. Adesso, per quelle che vogliono fare come me, che non sanno fare, vi faccio vedere, ecco, piano piano come si mettono su queste maglie. Vedete? Molto, cioè, facile per me che so fare, però vi ho detto, se non sapete fare questa tecnica, fate come fate normalmente, senza crearvi troppi problemi. Ok? Quindi, come vi dicevo, si lavora con della lana spessa e oppure della lana messa in due. Ecco qua. Quindi io vado a mettere su le 35 maglie, ecco qua, e adesso cominceremo a lavorare lo snood. Allora, ragazzi, niente di più semplice, andremo a lavorare ogni giro sempre al diritto, quindi alla fine otterremo una maglia legaccio, proprio semplicissima da fare. Ok, la prima maglia io non la lavoro sia da una parte e sia dall'altra, non la lavoro all'inizio ma alla fine si lavora, quindi vedete, comincio a lavorare normalmente al diritto, quindi lavoriamo tutte le maglie che abbiamo sul ferro. Se avete però adesso, posso dirvi anche, se non avete della lana spessa ma avete un filo più sottile, potete anche farlo, però dovete prendere dei ferri più sottili e dovete anche poi aggiungere delle maglie, perché con questo numero di ferri se ne vogliono 35 maglie, abbiamo bisogno di 35 maglie, però voi se prendete una lana più sottile dovete aggiungere delle maglie fino ad arrivare poi alle dimensioni che vi darò dopo, ok? Quindi iniziamo il secondo giro, vedete la prima maglia non la lavoriamo e si fa così fino alla fine del lavoro. Proprio proprio una cosa semplicissima. Anche le principianti possono farlo. Se conoscete, se sapete almeno lavorare la maglia al diritto, questo snood voi potete farlo tranquillamente. Ok? Ecco qua. Non lavorate troppo stretto, se no dopo lo snood vi sarà troppo stretto al collo. Lavoratelo comunque non tanto stretto, se potete. Ecco qua, vedete, si comincia a vedere la maglia a legaccio. Ok? Di nuovo passo la prima maglia e vado avanti così fino alla lunghezza desiderata. Grazie.
voilà, vedete? Si vede benissimo la maglia a legaccio. Io adesso continuo fino alla fine. E rieccomi qui. Siamo alla fine dei giri che dovevo fare, quindi non calcolo a giri, però calcolo solamente in centimetri. Allora, adesso arrivato qui, andiamo a chiudere il lavoro. Io lo chiudo così, in questo modo. Voi chiudete il lavoro come sapete farlo, come fate normalmente, non ci sono problemi. Ognuno di noi abbiamo un modo, ci sono parecchi modi per chiudere, quindi ognuno di noi chiude nel modo che ha l'abitudine di fare. Ecco qua, io lo chiudo così, prendo una maglia e faccio passare l'altra sopra, ok? Questo è uno dei modi più tradizionali per chiudere un lavoro a maglia, anche se ce ne sono tantissimi modi. Ecco qua, vedete? Il bordino esce una spiga, sono tante spighe, il lavoro esce pulito. E continuiamo così fino alla fine. Ecco, io sono giunta alla fine, adesso chiudo le ultime maglie. E voilà, abbiamo finito il nostro lavoro. Allora, prima di tagliare il filo, io lascio comunque un bel po' di filo perché dopo andremo a cucire il collo, quindi io lascio già il filo. Ok, vedete? Questo è il filo che ho lasciato e questo è il rettangolo. Ok, adesso vi dico le dimensioni. Allora, questo rettangolo misura di lunghezza, ecco qua, iniziamo dall'inizio, fino alla fine e misura 45 centimetri. E adesso misura, vi faccio vedere la larghezza è di 25 centimetri. Quindi, ragazzi, un bel rettangolo, ok? Niente di speciale. Adesso andiamo a chiudere il collo. Ecco, vedete? Così, a metà, quasi diciamo. Adesso vi faccio vedere. Prendiamo gli angoli opposti e andiamo a metterli faccia a faccia. Però, vedete, dobbiamo noi chiudere solo 10 centimetri, vedete? Misurate, quando avrete ottenuto 10 centimetri sarà ok. Ecco qua, vedete? 10 centimetri. Quindi andiamo a chiudere su 10 centimetri. Adesso andiamo a prendere un ago per cucire la lana. Ecco qua. Io questo che ha, vedete, la testina bella grande, così la lana spessa entra. Ecco qua. Giro il lavoro e inizio da dove inizia il filo. Allora, per chiudere niente di difficile, basta prendere solo, vedete, adesso vi faccio vedere, ho chiuso da una parte. Adesso andiamo a prendere, vedete, ogni giro abbiamo, vedete, come chiamarlo? Vedete? I punti del giro. Ok? Entriamo nel primo punto. Non è difficile, vedete? E chiudete così fino alla fine. Io giro il lavoro perché mi trovo meglio a lavorare in questo modo. Ecco qua. Vedete? E chiudiamo da una parte e l'altra. Ecco
Passatelo in questo modo come ho fatto io, l'ago, così non esce, come dirvi, il filo va diretto. Ecco, non sarà. Ecco, vedete? Ecco qua. Molto facile da fare. E questo snood, ragazzi, è veramente pratico a metterlo quando fa freddo. Se non si vuole portare una sciarpa che è troppo grande, che dà fastidio, oppure non sopportiamo troppo questo spessore di sciarpa, questo collo è l'ideale perché lo mettiamo solo intorno al collo e non abbiamo tutta quella sciarpona che ci dà fastidio per quelli che non sopportano, oppure proprio solo per cambiare. Ecco qua, vedete dall'altra parte il lavoro esce perfetto. Ecco qua. Ecco, facciamo così fino alla fine. Entrate nei nodini. Non vi potete sbagliare perché i nodini sono i nodini di ogni inizio e fine dei giri che abbiamo fatto. E voilà, abbiamo finito di chiudere. Adesso, prima di chiudere, andiamo a nascondere il filo. Passiamo nei nodini, così io passo così a caso nei nodini sottostanti e insomma si va a chiudere. Ecco, passare il filo così non rischia di uscire fuori. Ok, adesso io taglio, lascio un pochettino perché come andrò a tirare un po' sopra per evitare che esca e poi dopo vado a tagliarlo alla fine. E voilà ragazzi, questo è lo snood, questo è lo scaldacollo, vedete? Allora adesso, ecco, taglio quello che era rimasto, il filo che era rimasto, dall'altra parte l'ho rientrato. Il filo dell'inizio del lavoro l'ho rientrato e questo è il lavoro finito. Adesso voi mi direte come lo metto. Ecco qua. Basta semplicemente girarlo e ottenete un bel scaldacollo. Allora, è uno scaldacollo molto versatile perché potete metterlo in parecchi modi, sia a un angolo solo, sia a due angoli. Vedete? Quindi è molto versatile e potete anche mettere, se volete, una bella spilla, un bel bijou nella punta, verso la punta del collo. Vedete? La lana che ho utilizzato ha dei fili dorati dentro, peccato che non li vedete, ma posso garantire che è molto carino. Ok, vedete? Potete metterlo come volete, per questo vi dicevo che è molto versatile. Quindi potete andare ad aggiungere, come vi dicevo, qui sia una pina oppure un bel bijou. Ecco qua. E voilà, ragazzi. Quindi questo è stato il progettino di oggi. Vi sarà molto utile con il tempo che inizieremo, il freddo che inizieremo a avere tra poco. E voilà. Quindi ragazzi, questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Condividete i miei video e niente, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto, lasciate un like, condividete i miei video e noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto tutti, un bacione grande grande. Ciao, bye.